Don Silverio è sicuramente contento di ritornare oggi qui, in mezzo alla sua gente, che egli ha teneramente accolto e servito con grande amabilità, dimensione che lo ha sempre caratterizzato. E la sua gente è commossa, oggi pomeriggio non è mancata, per salutare quel don che è stato sacerdote, amico, guida, famiglia nel senso più profondo del termine. Un saluto in una giornata che davvero fa pensare che nulla accada per caso. La Madonna del Rosario, proprio nel giorno della festa a lei dedicata, accoglie le spoglie mortali di Don Silverio, che fu parroco per ben 29 anni in questa chiesa a lei dedicata. Don Silverio Raschetti era nato 85 anni fa a Forcola e seppure da una decina d'anni fosse ospite della casa di riposo dei padri Guanelliani a Como, nessun sondriese che lo ha conosciuto lo ha scordato e la stima e l'affetto dei parrocchiani e più in generale di chi ebbe la fortuna di conoscerlo si sono ritrovati nelle tantissime manifestazioni di cordoglio, nelle foto e nei ricordi che in questi giorni sono stati condivisi. Don Silverio ha amato tanto con cuore di padre, disposto a trovare ad ogni costo il bene, così da riconoscerlo in tutti e in ciascuno in particolare. Siate sempre lieti, è l'invito che San Paolo ci ha rivolto nella prima lettura. La letizia e la gioia furono caratteristiche permanenti sul volto di Don Silverio, frutto di un cuore semplice ma ardente.